un giorno un caffè per favore. No, anzi, faccio due caffè. Amici del Legnano Basket, ben ritrovati al consueto appuntamento dello Star Knights Coffee. Questa volta non avremo un solo Knights, bensì due. Saremo in compagnia di Edoardo Tognati e di Luca Battilana. Quindi faremo questa intervista speciale doppia e chiederemo un po' di informazioni. Allora, iniziamo questo esperimento. Nome? Edoardo. Luca. Soprannome? Togna. Batman. Perché? Perché mi hanno sempre chiamato così, è un diminutivo del mio cognome e niente, così. Sì. È dalla prima squadra del Legnano Basket che il mio primo allenatore mi ha chiamato così, da lì è partita la serie di Batman. Data di nascita? 31 gennaio del 98. 3 marzo 1998. Squadra di provenienza? Legnano Basket Knights. Virtus Carroccio Legnano. Squadra di basket attuale? Legnano Basket Knights. Legnano Basket Knights. Numero di maglia e perché? 31, perché è la data in cui nacqui e ho deciso quest'anno di prendere quel numero. 43, mi interessa il 3 finale, ho avuto il 3, il 13, il 23, il 43, il 33, quest'anno vado di 43. Collezionista di 3. Esatto. In che ruolo giochi? Guardia. Alla piccola. La tua vita da giocatore? Impegnativa e piena di cose da fare. Sicuramente piena di tutto. Sicuramente occupa gran parte della mia vita, però ho scelto così e va bene così. Il tuo rapporto col coach? Molto, quasi come se fosse un padre, molto, non so, è così. Lo definirei rapporto intenso. Il rapporto con i tuoi compagni? Molto. Se il coach è il padre, lo so, bene, i miei fratelli, quindi. Una famiglia? Una famiglia, c'è una grande famiglia. Fratellanza. E tante prese per il culo. Un tuo difetto anche come giocatore? Che a volte rinuncio di tirare, se non dovrei. E nella vita? Un difetto che potrei studiare di più. A volte tendo ad abbassare la testa mentre palleggio e nella vita sono abbastanza testardo. Un tuo pregio anche come giocatore? Come giocatore che sono, penso di essere generoso e anche nella vita. Come giocatore penso di essere intenso, soprattutto a rimbalzo in difesa e nella vita penso di essere abbastanza generoso. Un difetto di Luca? Che a volte è un po' bastardo, si può dire. È un po'. Un difetto di Edo? Alle volte ti può far salire un po' la voglia di ucciderlo, ecco. Sembra un po' esagerato. Sembra un po' esagerato, però. Un pregio di Edo? Di Luca, scusami. Che quando lo cerchi c'è sempre. Un pregio di Edo. Pregio di Edo. Sa come farti sorridere, sa come tirarti sulle giornate. Mi aspettavo di peggio. Il tuo giocatore preferito? Ma NBA o europeo? In generale. In generale penso europeo è Bogdanovic. Kawhi Leonard. Il tuo sogno nel cassetto? Diventare un giocatore professionista. Diventare un giocatore professionista nella massima serie in cui posso arrivare. I tuoi hobby? I miei hobby sono, direi, dormire quando c'è tempo e niente, dormire, solo quello, non faccio altro. Luca? I miei hobby sono campetto a manetta, mi piacciono molto le scarpe, le sneakers da basket. Guardo molto come vestire e penso. Penso basta. La persona più importante della tua vita? Mia mamma. Perché?
perché la stimo molto come persona e è una persona davvero forte. Non so se scegliere mia mamma o mio padre. Anche tutte e due? Posso scegliere tutte e certo. due? Certo. Ecco, facciamo un'unica persona in due, perché in tutto quello che faccio loro sono la motivazione principale. Gesto di quando esulti? Non ho un gesto, però sempre il mio preferito è sempre stato la maschera. Da quel punto. Mi limito a urlare e tirarmi un pugno sul cuore. Un messaggio ai tifosi. Grazie di esserci sempre la domenica al palazzetto e di stare sempre a sostenerci quanto più possibile. Luca? Penso di assicurarvi che se voi ci darete il massimo, noi daremo il nostro massimo per procurarvi molteplici emozioni. Diamo appuntamento alla prossima partita? Domenica alle 18 contro Latina. Dove? Pallaborsani Castellanza, c'è la sua faccia su tutti i volantini se notate. Ok, allora possiamo salutare. Grazie, ciao, Forza Knights. Ciao, Forza Knights.